Non riuscivo a trovarlo nei supermercati, ma mi confermate che è questo quello che mettono nelle poke, che lo tagliano proprio crudo, sottile, 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 e mi fa impazzire, perché non sono così convinta che sia questo, però in ogni caso l'ho comprato e lo mangerò. Tra l'altro costava un euro in meno rispetto, non so come mai. E poi ho preso due porri. A me piace tantissimo il sapore del porro, lo trovo molto delicato e mi piace tanto soprattutto in abbinata ai formaggi. Quindi se devo fare qualcosa col gorgonzola, per esempio, mi piace tanto, o anche banalmente su una focaccia bianca o sulla pizza. Mi piace da impazzire. No, ho comprato i due perché voglio rifare i ravioli di verdure che ho fatto l'altra sera per un aperitivo tra amici. Sono andati a ruba, erano più di 30 ravioli, io ne avrò mangiati forse 4, e quindi li voglio rifare con un po' più di calma e con la possibilità di poterli gustare un pochino meglio. Poi come verdure ho preso i peperoni. Questi erano confezionati così, era la confezione convenienza, diciamo. Questi sono 900 grammi, quindi è quasi un chilo, e erano in offerta a pochissimo. Questi non li ho presi da Eurospin, però e è inutile, i peperoni secondo me sono buoni in qualsiasi modo, sia arrostiti che nella pasta, che fatti ripieni, anche cotti con un pochino di cipolla, poi frullati per fare delle salse. A me fanno impazzire e mi dispiace solo che in queste confezioni erano quasi tutti verdi, ce n'era solo qualcuno di giallo e uno rosso, erano tutte così, ce n'era solo uno che ne aveva due di rossi, che sono i miei preferiti, però era, ce n'era uno che era un po' rovinato, stava per venirgli la muffa. C'è una mosca, ragazzi, che mi sta massacrando, io mi auguro che voi non la sentiate come la sento io, e soprattutto che l'abbiate vista poco, perché si è appena schiantata contro la videocamera. Poi ho preso un po' di formaggio, soprattutto di questo confezionato, perché mi piace tenerlo in frigo, visto che ha scadenza molto in là, ad esempio questo scade a dicembre addirittura. Mi piace tenerne sempre qualche pezzo in frigo, così quelle sere in cui non si sa cosa mangiare sono un po' a salvaceno. Ho preso l'asiago. Questa l'ho
sia la versione classica con l'aglio che la versione senza per chi non è un grande amante. La cosa che mi piace tantissimo è che all'interno ha tantissimi pinoli e alcuni sono anche in pezzetti un po' più grandi e mi piace tanto sentire la croccantezza quando lo vado poi a mangiare. Io di solito lo arricchisco un pochino con qualche pomodorino secco e appunto altri pinoli interi tostati. E mi piace tanto sia nella pasta che ad esempio per condire gli gnocchi. Ultimamente lo sto usando anche in aggiunta alle verdure, ad esempio come salsina su delle verdure grigliate o qualcosa del genere, mischiato anche un po' di yogurt greco, insomma, per fare delle salse, secondo me è buonissimo. Sono una che presta particolarmente attenzione.
le scadenze, però prima di usare un tubetto così grande di wasabi passa più di un mese. Sono 4 litri ed è un detersivo concentrato per la lavatrice alla profumazione di lavanda, lavanda e camomilla per l'esattezza. Io ragazzi vi giuro, saranno almeno una decina d'anni che uso soltanto questo. È il migliore in assoluto per me, mi piace tantissimo l'odore che rimane e secondo me lava bene. E tra l'altro una bottiglia così da 4 litri costa sui 5 euro, mi sembra, poco più, 5-6, e vi dura un'eternità, quindi io questo ne ho ancora, ma lo compro e lo ricompro e lo ricompro all'infinito, così come la candeggina delicata, questa qua da mettere in lavatrice. Uso più che altro per disinfettare un pochino, avendo anche il cane, eccetera. Soprattutto ne uso una quantità un po' maggiore quando lavo lenzuola, asciugamani e quelle storie lì. Ma lo metto in ogni lavatrice. Come detersivi mi sembra che non ho preso altro. Ho preso un pacchetto di caffè. Allora, diciamo che ho fatto tantissima fatica a trovare un caffè che venisse bene con la mia macchinetta. La mia macchinetta ormai ce l'ho da più di 2 anni, l'ho presa proprio all'Eurospin tra l'altro. E con alcuni caffè è spaziale, viene una bella cremina e il caffè viene buono. Con altre tipologie di caffè fa un pochino più fatica. Li ho provati tutti della linea dell'Eurospin, il migliore in assoluto che lo fa cremoso e intenso al punto giusto perché a me piace il caffè abbastanza forte, è questo con il pacco così. Avevo comprato in offerta il Lavazza Rossa, fa pietà, mi esce malissimo, infatti penso che lo mischierò a questo per salvarlo. Invece ad esempio il Lavazza Crema e Gusto viene molto molto bene. Ho preso una cosa che non prendo mai, ossia i datteri. Io non divento matta, anzi, li trovo anche abbastanza nauseanti. Però ho scoperto che l'abbinamento dattero-zucca è spaziale, sia quando la devi fare cotta in qualche ricetta, sia per i dolci. E siccome in questo periodo io ho iniziato a cucinare zucca a go-go, ne ho già fatto andare 2 o 3, ho deciso di prenderli per appunto provare, testare questi nuovi abbinamenti. E poi vi dico la verità,
dei frullati o banalmente se ho intenzione di fare dei muffin, dei biscotti, il latte ci va. E ho voluto provare queste bevande vegetali per avere qualcosa di un pochino più leggero. Sono stata io, non amo tantissimo questo tipo di bevande bevute così. Le ho assaggiate tutte tanti anni fa, mandorla, nocciola, avena, riso, tutte quante, ma come gusto non mi fanno impazzire. Però per fare altre preparazioni, secondo me è una valida alternativa, un pochino più leggera magari, al latte vaccino. Sono stata solo molto molto attenta a comprarne due che non contenessero zucchero, e queste due, attenzione, erano le uniche due, anche quelle della stessa linea, ad altre, con altri cereali, insomma, o legumi o quello che è, contenevano tutte zucchero, queste due invece no. Faccio soltanto vedere questo.
Ci vediamo molto 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 presto.